Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi sono in compagnia di Gioele Porrini che andrà a presentarci questa spettacolare orchidea chiamata Brassavola nodosa. Gioele, allora cosa puoi dirci di questa splendida orchidea? Questa è una Brassavola nodosa, è un'orchidea che ha il nome di un italiano, Antonio Brassavola, che era un medico e fisico del Cinquecento ed è stata intitolata a lui. È una pianta che viene dal Sud America, è diffusa in tanti paesi del Sud America e come vedete ha delle foglie molto carnose e se potete toccarle vedete proprio che sono dure. Questa è una caratteristica che fa sì che questa pianta si sia adattata alle condizioni di forte luce, di forte illuminazione. Quindi va coltivata in condizioni di luce piuttosto buona, perché se viene posizionata in posizioni ombrose praticamente non fiorisce o comunque deperisce. È una pianta proprio da sole o comunque da luce molto forte. Ti faccio una domanda proprio così, sì. da neofita, ma è una pianta difficile da far rifiorire fra le varie orchidee? No, non particolarmente, non è difficile, ha solo, come tutte le orchidee, bisogno di particolari cure che sono diverse da genere a genere. Cioè, la Brassavola ha bisogno delle condizioni che magari altre orchidee non hanno bisogno. Ad esempio, una fra tutte è la luce, il drenaggio, perché è un'orchidea che non ama assolutamente il ristagno idrico. Quindi deve essere coltivata in un composto a base sempre di corteccia, quindi di bark, però piuttosto medio grossolano, quindi un composto che sia adatto appunto a drenare l'acqua. Qui vedo un contenitore diverso dal vaso, sì. è proprio perché questa pianta, esatto, questo tipo di orchidea vuole questo tipo di contenitore? Esatto, è un cestello che è una via di mezzo tra il vaso e la zattera, quindi è un contenitore che tiene un po' più umidità della zattera ma che asciuga più velocemente del vaso ed è perfetto per piante come la Brassavola nodosa che vogliono appunto asciugare bene tra una bagnatura e l'altra. La Brassavola nodosa è chiamata la regina della notte perché ha una caratteristica veramente peculiare che non è così poco comune nelle orchidee, però comunque peculiare nel mondo delle piante. È profumata solo di notte, cioè emette il profumo solamente di notte. E come mai? Perché ci insegna Darwin che la natura non fa mai niente per niente. E quindi, siccome è impollinata in natura da delle falene e quindi da degli insetti notturni, di fatto il suo produrre del profumo di giorno è inutile ed è un dispendio del tutto inutile. Quindi lei profuma solo di notte, perché sa che di notte ci sono gli insetti impollinatori. Siccome il fiore è nato per essere impollinato, ovviamente lei fa il minimo indispensabile in economia. Da qui bisogna imparare anche dalla natura, perché ci insegna sempre delle cose. Quindi se vogliamo avere del profumo alla sera e di notte, prendiamo questa orchidea. Ripetiamo il nome preciso, Gioele? Brassavola nodosa. Perfetto. Intitolata in nome di Antonio Brassavola da Ferrara, un italiano. Benissimo, allora qui dalla Varesina Orchidee è tutto. Vi salutiamo, come sempre vi invitiamo a mettere un bel pollice all'insù, lasciate un commento in calce a questo video, fateci sapere se vi è piaciuta questa orchidea e soprattutto se avete delle domande sulla sua coltivazione. Ciao, alla prossima! Ciao!